La sanità maceratese tra passato, presente e futuro, appuntamento venerdì 27 maggio presso la Biblioteca Mozzi Borgitti di Macerata per una giornata intensa, incontri, dibattiti, organizzata da chi? Organizzata dal Comitato Sanità Maceratese, appunto, che è sorto circa 7 mesi fa a Macerata. È un comitato, appunto, che vuol parlare, un comitato civico, apartitico, senza scopo di lucro, e quindi vuole parlare proprio della sanità. Vuole coinvolgere i cittadini in primis e interfacciarsi con le istituzioni, con le figure, appunto, che decisionali, per poter riorganizzare la sanità maceratese e parlare della costruzione del nuovo ospedale di primo livello a Macerata. Ospedale con più di 100 anni dalla posa della prima pietra. Ci sarà un escursus storico per parlare poi invece delle sfide future con il nuovo ospedale. Precisamente la data del centenario è avvenuta quest'anno, il 5 febbraio. Per celebrare questo evento abbiamo pensato di organizzare, appunto, un evento dibattito coinvolgendo tutte le istituzioni attuali, ma anche persone, diciamo, assessore all'urbanistica, l'architetto Iommi, per esempio, che ci parlerà proprio della storia. Lui è un appassionato, appunto, della storia della città di Macerata, e quindi ci parlerà proprio di 100 anni fa, di quando è avvenuta anche l'inaugurazione di questo ospedale, per poi passare, appunto, dal passato, presente, dalle attuali istituzioni. Infatti parteciperà anche l'assessore Saltamartini, l'assessore della sanità regionale, parteciperà anche il direttore dell'area vasta 3, la dottoressa Corsi, parteciperà il sindaco, l'assessore delegato alla sanità Giordano Ripa, proprio perché vorremmo trasmettere ai cittadini qual è il programma futuro della sanità maceratese. Quindi dal passato per arrivare all'attuale, al presente, ma soprattutto quello che interessa a noi del Comitato Civico e ai cittadini maceratesi è la programmazione della sanità futura.